Mi piacerebbe utilizzare le obbligazioni per compensare le minus, ma siamo sicuri che tutto il guadagno di bond si compensi? Te lo spiego io. Bentrovati. Ah, lo chiamavano Saver, pillole di educazione finanziaria, con due inviti che voglio fare per te. Invito numero uno, iscriviti a Welcome, il corso gratuito, di cui ti lascio un link in descrizione per imparare a investire da solo. Il secondo è: se questi contenuti ti piacciono e vuoi che continuiamo a produrle, iscriviti al canale. Per te non costa nulla, è un gesto banale, per noi fa una grandissima differenza. Grazie di cuore. Il mercato obbligazionario. Per capire cosa si compensa e cosa no a livello di guadagno obbligazionario, dobbiamo fare un passo indietro e capire come viene prodotto il reddito dei bond. Allora, noi abbiamo la cedola che non si compensa perché quello è un reddito da capitale. Ma anche la differenza fra il prezzo a cui vendete un bond e quello a cui l'avete comperato non è detto che si compensi interamente. Perché? Perché quando un'obbligazione viene messa, può essere messa a 100 o sopra, in questo caso il guadagno che voi ottenete dalla sua rivendita compensa interamente, oppure essere emesso, si dice, sotto la pari. Ora, se un titolo viene messo sotto la pari, cioè sotto 100, immaginiamo 98, quella differenza fra il prezzo di emissione e il valore di rimborso, 2 nel nostro caso, è un reddito da capitale non compensabile, che viene in qualche modo linearizzato, cioè spalmato sul tempo di detenzione del titolo. Ve la faccio semplice. Se voi comprate in emissione un'obbligazione a 98 e a scadenza la portate a 100, quei 2% di guadagno in conto capitale non si compensa con nulla, perché è un reddito da capitale. Se voi a metà della durata del titolo vendete l'obbligazione con un guadagno, per esempio, di 1, non compensate. Perché? Perché abbiamo detto che l'obbligazione è stata messa a 98, rimborso a 100, quindi a 2 di guadagno in conto capitale. Se io lo compro a metà del percorso, vuol dire che 2 diviso 2 fa 1, quindi il guadagno, diciamo, pro rata di questo disagio di emissione, di questo guadagno noto dal momento in cui il titolo è messo, grazie al fatto che costava meno di 100, beh, quello non si compensa. Quindi attenzione, se volete compensare le minusvalenze, ve la voglio fare semplice, perché poi chi vuole approfondire naturalmente potrà trovare aiuto in quello che facciamo su segretibancari.com e cercate per quanto possibile di comprare obbligazioni che ovviamente voi pensate di vendere prima di 4 anni, se no poi superate la durata e quindi sostanzialmente non potete più compensare nulla, ma soprattutto cercate di comprare delle obbligazioni che siano emesse o a 100 oppure poco sotto 100. Non comprate un titolo che è stato messo a 95 perché, e soprattutto lo comprate vicino all'emissione, perché tanto più grande è questo scarto di emissione, tanto più lo tenete, tanto maggiore, date le altre condizioni, sarà il maturato di quel guadagno in termini di scarto di emissione. Che vuol dire sostanzialmente che voi avete sì un guadagno quando lo vendete, ma se quel guadagno in qualche modo è imputabile per gran parte a un disagio di emissione e non al mercato, non compensate nulla. Se avete domande, scrivetela nei commenti e noi cercheremo quantomeno di dare una risposta magari cumulativa oppure di rispondere poi alle varie problematiche che vengono fuori. Grazie infinite, noi ci vediamo martedì. Buona settimana e buon investimento a tutti con Segreti Bancari, investire diversamente per ottenere risultati diversi dagli altri.